A tutti, grazie per l'invito. È sempre un piacere poter condividere riflessioni e strategie su un tema così importante, quello della sostenibilità ambientale. E, io mi presento, sono Alessio Ciacci, ho 32 anni, da 5 faccio l'assessore all'ambiente del comune di Capannori, comune di 46.000 abitanti in provincia di Lucca, accanto proprio al capoluogo. Dicevo, è un piacere essere qui perché questi temi sono importantissimi e c'è sempre da lavorare per portare avanti l'agenda della sostenibilità, sia con voi sia anche con Ezio, perché tutte le volte che ci incontriamo ci aggiorniamo e ci copiamo reciprocamente le iniziative per migliorare sempre, che c'è sempre da migliorare in termini di amministrazione, e proprio per migliorarci reciprocamente. Con tanti altri comuni abbiamo fondato un'associazione che si chiama l'Associazione dei Comuni Virtuosi, che proprio cerca di divulgare un po' in tutta Italia, dal nord al sud, queste tematiche legate all'ambiente e alla partecipazione. L'altra premessa fondamentale è che appunto non abbiamo scelta, non possiamo ignorare questi temi perché ogni anno scienziati e ricercatori allarmano sempre di più con fra i tanti diciamo, rapporti che ogni anno vengono pubblicati, uno in particolare molto suggestivo perché ben rappresenta diciamo, i limiti che stiamo valicando in termini di sostenibilità, che è il Green l'Overshot Day. Il giorno del sorpasso in italiano, che appunto ogni anno fa il calcolo su quante materie abbiamo consumato in termini di risparmio, in termini di consumi energetici e di materie prime, e ogni anno ci dice quanto in più abbiamo consumato ormai rispetto a quanto il pianeta Terra riesce a rigenerare, e siamo intorno a un terzo in più di quanto riesce a rigenerare. Questo vuol dire che stiamo incidendo negativamente sul diritto delle future generazioni di vivere in un ambiente che possa garantire una appunto equa distribuzione e un buon vivere. E dunque appunto la scelta non è se appunto occuparsi o meno di questi temi, ma del farlo prima possibile per evitare ulteriori catastrofi, oltre ai cambiamenti climatici che già ci attraversano. Il tema dei rifiuti in tutto questo ha un ruolo centrale, perché? Perché se noi studiamo, diciamo, l'impatto ambientale dello smaltimento dei rifiuti, su cui finora tanti scienziati avevano studiato, questo ha un'incidenza del 3-4% sul complesso impatto ambientale umano sull'ambiente. In realtà gli studi che più recentemente sono usciti e che scienziati in modo più corretto hanno calcolato, non solo studiando l'impatto ambientale dello smaltimento, ma più correttamente tutta la filiera, tutto l'impatto della filiera della materia, cioè da quando la materia viene estratta, trasportata, processata, consumata, scartata e poi smaltita o riciclata, tutta questa filiera ha un peso del 40-45% del il peso umano ambientale sull'ambiente. Quindi questo vuol dire che se noi cambiamo prospettiva e passiamo da una visione lineare della materia, dalla vita alla morte, come siamo abituati a fare, a una visione invece circolare delle materie, dalla sua nascita, alcuni scrittori hanno scritto appunto dalla culla alla culla, un libro che appunto ci aiuta a riflettere su quanto sia necessario e fondamentale passare appunto da quella visione lineare a una circolare che individua la nascita della materia con la sua estrazione e rinascita col suo riciclo. In questo modo, appunto, eliminiamo non solo l'impatto ambientale dello smaltimento, ma anche enormi impatti ambientali dell'estrazione, del trasporto, e quindi si crea un enorme vantaggio sia in termini di risparmio energetico che economico, che appunto anche di modifica assolutamente dei nostri modelli di sviluppo. E quindi è importante lavorare su tutti i temi. Stasera ci concentriamo chiaramente su quello dei rifiuti, ma ho portato un po' di immagini per fare un viaggio un po' in quello che sono i temi su cui stiamo lavorando. Questo è l'edificio comunale su cui appunto abbiamo investito già per fare pannelli fotovoltaici che alimentano i consumi lente, ora stiamo investendo invece per abbattere i consumi energetici, gli sprechi energetici che erano purtroppo grandi in edifici come questo. Ecco, nel 2007, sperimentando già da qualche anno la raccolta domiciliarizzata, il riciclo di tutti i materiali, ci siamo detti che era il caso di andare oltre la raccolta differenziata e pensare appunto a una prospettiva
che guardasse anche alla riduzione del rifiuto e in particolare all'eliminazione definitiva del rifiuto inviato a smaltimento. E quindi imparando, quindi non inventando niente, ma da esperienza del calibro di San Francisco, di tanti comuni che in giro per il mondo avevano prima di noi all'estero adottato questo obiettivo, lo abbiamo adottato con una delibera approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale, che ci ha impegnato a raggiungere l'obiettivo rifiuti zero al 2020, quindi con l'eliminazione per quell'anno di tutti i rifiuti che vanno a smaltimento, e in realtà ci stiamo già arrivando ben prima. Ci dicevano che eravamo degli idealisti, degli utopisti, come se ormai fosse normale pensare alle istituzioni e ai grandi ideali come due cose distinte, di mondi paralleli. Invece no, è importante e fondamentale, così come costruire sostenibilità, anche costruire e ricostruire partecipazione civica per costruire, oltre che all'ambiente bene comune, anche le istituzioni stesse come un bene comune di cui ci riappropriamo per costruire insieme il percorso di comunità che vogliamo. E dunque rifiuti zero è passato da un'enunciazione del Consiglio Comunale a un obiettivo che i cittadini hanno condiviso e che stanno costruendo giorno per giorno sui due binari principali, quello della raccolta differenziata e quello della riduzione dei rifiuti, che sono le prime due priorità che l'Unione Europea sancisce per la gestione dei rifiuti: al primo punto la prevenzione e al secondo il riciclo, e solo marginalmente, per ciò che non è riducibile o riciclabile, lo smaltimento. L'Italia ha recepito l'obbligo sulla raccolta differenziata, sul riciclo, al 65% entro la fine di quest'anno, non ancora, ma dovrà farlo entro la fine di quest'anno, gli obiettivi specifici sulla riduzione dei rifiuti. Ecco, qui è essenziale per iniziare a costruire percorsi su questi due binari, abbandonare un metodo deresponsabilizzante, che è quello del cassonetto, che ho voluto immortalare vedendo questo bel cassonetto, ben esemplificativo nella sua frase "non sono ancora sazio", che qualcuno si è divertito a scriverci sopra, perché questo metodo deresponsabilizza e invita a buttare via qualsiasi cosa in qualsiasi momento senza alcun controllo, deresponsabilizzando le abitudini di tutti. Invece progetti come questo, questo è il modello che abbiamo utilizzato noi, tanti altri comuni hanno usato altri modelli, Ezio ne presenterà un altro. Non esiste il modello del porta a porta, ogni territorio progetta un po' in base alle sue esigenze, alle sue necessità, quello che fa più al caso proprio. Con questo sistema, che prevede la raccolta due volte a settimana dell'organico, una del vetro, una della plastica e lattine, una della carta e una del non riciclabile, siamo passati dal 35 all'82% di raccolta differenziata. La spesa per lo smaltimento dei rifiuti è passato da 3 milioni a 1,5 milioni, quindi abbiamo dimezzato i nostri costi. Con questo 1,5 milioni di risparmio ogni anno abbiamo compensato i maggiori costi occupazionali, con la creazione di circa 50 posti di lavoro, che non hanno aumentato le spese generali, ma che appunto hanno semplicemente previsto lo spostamento di 1,5 milioni l'anno dalle filiere delle discariche degli incenitori alle filiere delle persone occupate a Capannori nella gestione dei rifiuti. Il sacchetto del non riciclabile, che non si chiama indifferenziato, si chiama solo non riciclabile, è trasparente perché l'operatore lo controlla al momento del ritiro, che ci sia solo effettivamente materiale non riciclabile. I mezzi sono quasi tutti elettrici o metano, per ridurre al massimo anche l'impatto ambientale della raccolta. E l'evoluzione del sistema, quella che stiamo adottando in alcune frazioni sperimentali, che entro fine anno adotteremo su tutto l'intero territorio comunale, diventando il più grande comune d'Italia con la tariffa puntuale, è appunto il metodo che calibra la tariffa del cittadino in funzione di quanti rifiuti indifferenziati lui espone su strada. In questo modo, l'operatore che registra, che ritira il sacco, in questa prima fase di sperimentale legge con il suo dispositivo, con questo microchip, di chi è quel sacco, ma nella fase ora di estensione a tutto il territorio comunale il sistema di lettura sarà direttamente sul mezzo, quindi l'operatore non dovrà neanche mettersi a leggere il sacchetto, perché il mezzo stesso, una volta che il sacchetto viene buttato nella vasca, viene eletto, si sa di chi è, e quindi in funzione di quante volte viene esposto, alla fine anno si calcola la variazione tariffaria. Questo è il binario della raccolta differenziata. Vado veloce per poi lasciare il più spazio possibile anche agli interventi. L'altro binario è quello della riduzione dei rifiuti, quindi gli acquisti verdi comunali. Tutti gli acquisti che facciamo sono dettati da criteri ecologici, dalla carta riciclata ai toni degli stampanti che vengono rigenerati per ridurre la produzione di rifiuti. Anche questo dal lavoro a cooperative sociali che li rigenerano, ci fa pure risparmiare come ente. Una riduzione del 20% in tariffa alle famiglie che fanno il compostaggio domestico, quindi riduce la quantità di rifiuti e aiuta a produrre un ottimo compost, l'eliminazione di tutte le acque minerali a tutte le mense scolastiche e comunali,
facendo incontri continuamente anche con i genitori, alcuni erano addirittura preoccupati della qualità dell'acqua che i loro bimbi avrebbero bevuto, abbiamo fatto un accordo con la società che gestisce il servizio idrico che una volta al mese viene nella scuola, preleva dal rubinetto un campione, fa le analisi e le pubblica nella bacheca scolastica, quindi i genitori possono andare a controllare quanto è meglio l'acqua del rubinetto rispetto a quella minerale che è controllata, se va bene, una volta all'anno negli stabilimenti, attraverso l'Italia sta messa nella plastica e noi la paghiamo mille volte di più di una acqua che è mille volte meno controllata e implica costi di smaltimento che le aziende fanno ricadere sulle nostre tasche e quindi mercificando un bene che dovrebbe essere invece appunto come avete organizzato voi nell'iniziativa successiva, acqua, bene comune. Sempre per valorizzare l'acqua come un bene comune, ma per ridurre la quantità di rifiuti, per valorizzare anche il territorio, abbiamo abbinato la via del vino, che fa conoscere tutti i vinicoli, alla via dell'acqua, che con una cartellonistica stradale fa vedere dove sono 15 fonti sorgive sul territorio che abbiamo valorizzato e dove è anche bello andare perché continuamente si crea socializzazione fra le persone che sono lì a fare la fila, si incontrano e si conoscono sul territorio. E distribuzione del latte alla spina, abbiamo installato 3 distributori automatici del latte alla spina che permettono un maggior vantaggio economico per gli allevatori che vendono direttamente al consumatore, non sono strangolati dalle grandi aziende nazionali e multinazionali e gli allevatori e i cittadini hanno un risparmio economico e l'ambiente ne guadagna perché il 90% ci va con contenitori di vetro che si porta a casa e ogni giorno come me riduce la quantità di rifiuti. E lo stesso i detersivi alla spina, abbiamo inserito nel regolamento tariffario un articolo, 2 righe, in cui si decurta dal calcolo tariffario per le attività commerciali lo spazio del negozio che è destinato alla vendita di materiali alla spina. Quindi da lì è nata una rete di 15 attività commerciali che dalle tabaccherie alle agrarie alle alimentari vendono merci alla spina. E il progetto pannolini lavabili, un primo step che è già partito con la vendita con incentivo nelle farmacie comunali, un secondo step che attiveremo entro fine anno a partire dall'esperienza che abbiamo imparato nei comuni intorno a Bologna, dove c'è una cooperativa sociale, la prima in Italia che ha investito nel fare pannolini e nel fornire un servizio quotidiano di fornitura dei pannolini lavati con un prezzo competitivo rispetto all'usagetta, con la stessa comodità dell'usagetta che finora ha limitato molto l'estensione in Italia dei pannolini lavabili e con enormi vantaggi ambientali perché appunto sono montagne e montagne e rifiuti in questo modo si risparmiano. La riorganizzazione di iniziative che siamo soffitte in piazza, il titolo dice già tutto, i cittadini portano in piazza ciò che vogliono, libri, vestiti, giocattoli, piccola mobilia, e li scambiano, li barattano e quella che è nata come un'esperienza di un'associazione di 10 amici in realtà si è cresciuta e sempre più sta aggregando cittadini su tutto il territorio comunale. Un'altra campagna Porta la Sporta che con l'associazione Comuni Virtuosi portiamo avanti in tutti Italia per ridurre l'uso degli shopper, usa e getta e diffondere invece gli sport di tela per fare la spesa. Queste sono attività che invece i cittadini hanno inventato superandoci nell'immaginazione per ridurre i rifiuti. Non distante da Messelunga hanno fondato un F Corta dove F Corta sta per filiera corta e questa attività commerciale vende 250 prodotti senza un imballaggio, tutto nell'arco di 70 km intorno a Capannori. Ha un bel successo commerciale, hanno già replicato in altre 2 parti d'Italia l'esperienza e sta crescendo dimostrando che è possibile fare un commercio a vantaggio dei produttori locali e a vantaggio dell'ambiente riducendo i rifiuti. E questa invece è l'inaugurazione pochi mesi fa di un centro di riuso, un centro dove appunto vengono intercettati tutti i materiali che nelle isole ecologiche normalmente vengono buttati via ma che sono ancora riutilizzabili o riparabili e quindi si intercettano enormi quantità di materiali che vengono rimessi diciamo, in circolazione con vantaggi ambientali enormi ma anche sociali perché li regaliamo agli utenti dei servizi sociali, dei centri di ascolto, persone che hanno bisogno di un aiuto. E questa è una cosa anche simpatica per quanto riduca pochi rifiuti, queste sono chewing gum biodegradabili e biologiche al 100% che vendiamo in una farmacia comunale, il direttore è anche contento perché ne vendiamo in gran quantità e sono fatte di gomma naturale estratta dagli alberi, quindi non vanno nell'indifferenziato se vanno buttate via come le chewing gum tradizionali, non sono fatte da derivati del petrolio come tradizionali e se buttate via non sono un problema di inquinamento ma si sciolgono nel giro di un paio di settimane. Questo invece è un macchinario che abbiamo realizzato, che abbiamo acquistato in Svezia, dove è normale in Svezia pensare a anche nei condomini a smaltirsi l'organico in città con questi macchinari che nel giro di poche settimane fanno un compost che i cittadini stessi riutilizzano sul balcone. Questo macchinario ce lo siamo installati accanto alla mensa e smaltisce circa 20 tonnellate di scarti organici l'anno, proprio quelli che noi producevamo nella mensa, dove non andiamo più a ritirare l'organico ma ci facciamo un ottimo composto che riutilizziamo. Ogni
tanto, una volta ogni 2-3 mesi, ci divertiamo a andare a mescolare in quel 10% che rimane indifferenziato, perché quello è il nostro nemico, dobbiamo studiarlo per sconfiggerlo definitivamente. Tra le varie cose abbiamo trovato capsule del caffè usa e getta, questa comodità dell'usa e getta che, ahimè, si va sempre più diffondendo, ma che implica in questo caso enormi quantità di rifiuto di materiali che sarebbero riciclabili, perché di plastica e di organico, ma siccome non è separabile l'uno dall'altro, a me finiscono indifferenziato. Quindi non ci siamo arresi neanche di fronte a questo evento. Abbiamo scritto alla Vazza una lettera aperta che ha subito drizzato le orecchie quando questa lettera è arrivata sui media nazionali. Da lì è partito un gruppo di lavoro e entro fine anno partirà una sperimentazione anche da Capanno di un sistema di riutilizzo delle stesse merci. Questa è un'iniziativa che facciamo ogni tanto per portare i cittadini a visitare gli impianti di riciclo, per far toccare con mano il lavoro, il risultato del loro lavoro quotidiano, è sempre molto utile e distruttivo. Termino con un'immagine e un dato. L'immagine è questa, è un inceneritore che però appunto siamo riusciti a chiudere, perché in provincia di Lucca quasi tutti i comuni sono passati al porta a porta, tantissimi hanno aderito alla strategia rifiuti zero, la provincia di Lucca ha aderito alla strategia rifiuti zero, quindi siamo riusciti, forzando in alcuni anni, a praticamente far chiudere questo impianto, che non è più attivo oggi nella nostra provincia, e sta partendo la progettazione della conversione di questo impianto, un impianto che tratta rifiuti indifferenziato per smaltirlo e incenerirlo, ha impianto che tratta rifiuto indifferenziato ma per riutilizzarlo nuovamente, quindi per selezionare ciò che è ancora riutilizzabile, quindi carte, plastiche, metalli, e utilizzare ciò che non è riciclabile per riciclarlo anche quello attraverso la processi di estrusione, la produzione di materie come pancali per le aziende e altre materie che possono essere rimesse in commercio, quindi di fatto azzerando la produzione del rifiuto. Quindi mettendo assieme, qui concludo, queste esperienze che continuamente alimentiamo, imparando anche da altri comuni che continuamente ideano nuove iniziative, e condividendocele e scambiandocele sempre più, siamo arrivati in pochi anni da una produzione di 30.000 tonnellate di rifiuto indifferenziato nel 2004 a 24.000, quindi una riduzione del 20%, e con appunto la raccolta differenziata che è passata dal 35 all'82%, 90 nelle frazioni dove stiamo sperimentando il porta a porta con tariffa puntuale, e una produzione pro capite che è passata da 1,9 kg al giorno a 1,4 kg, di cui da 1,2 kg a 0,4 kg che va a smaltimento. Questo solo in pochi anni, a dimostrazione che quando una comunità si pone un obiettivo, per quanto difficile, per quanto impegnativo, per quanto ambizioso, può riuscire, condividendo con grande partecipazione e condivisione amministrativa, politica e culturale con i soggetti e gli attori del territorio, anche quello che sembrava irraggiungibile, sembrava una lontana utopia, in realtà si trasforma in realtà, e dimostra che l'utopia oggi non è rifiuti zero, ma è l'incontrario, cioè pensare che possiamo andare avanti in questo modo, sprecando ogni anno, come succede in Italia, circa il 60% delle materie prime che estraiamo nell'ambiente, buttandole nelle discariche o bruciandole da qualche parte. Questi percorsi invece dimostrano che la sostenibilità è possibile e porta con sé vantaggi economici, ambientali e occupazionali. Grazie.